Un saluto da Incivile Urbano. E un abbraccio da Tarta 4. Riserva naturale di Union. Di dobbiamo Union. Andare da Lino Finelli. Salutando però la nostra cara Lara. Innanzitutto, Croft, di prima mattina ci vuole il caffè. Sempre. Proprio di base, no, per l'altezza, Croft, prodotto non... diviso 2. Non so che quale formula sia, ma esiste. Questo ve lo posso dire. Ma non garantire. Puoi offrirne un po'. Ma a che Lara, ce l'ha là? Scusa, secondo te col suo caffè là davanti? Io vengo qua, poi offro il suo caffè stesso a lei. È una cosa che è inutile, no? Come quando vai in casa di un amico. Gli prepari tu un allora, caffè a casa sua. Ragazzi, che dobbiamo fare qua? Io non mi ricordo proprio tantissimo. Qua che c'è? Ah, c'è uno specchio. C'è lo specchio. E quindi andiamo a farci una bella passeggiatina. C'è qualcosa qui? C'è qualcuno? Queste stanze buono, in genere. No, dicevo di suppellettili da prendere da conservare. Infatti sono stupito dal fatto che ci sia quello scatolino. Vabbè, ma quello di solito un po' così trova. Vabbè, ci stiamo aggiustando. Bella, no, diciamo freschi, ci sentiamo belli, sempre in amore, barba fatta, capello a posto, un po' più sprint. Siamo pronti per l'avventura, questo taglio fantastico, hai voglia di fare. Sì, dai. Anche perché Lara giustamente merita. Che noi la prima cosa, appena abbiamo visto Lara, ci presentiamo in maniera adeguata. Anzi, diciamo. Saremmo dovuti andare prima. Vabbè, però ma comunque meglio tardi comunque, che mai. Allora, torniamo. Stanza questa del computer piena, siringa e noi abbiamo che non possiamo mai utilizzare, ma nemmeno prendercela proprio, prendercela. Vabbè, in culo, ok, niente, perché abbiamo full energia. Sì, da qui dobbiamo andare dall'altra parte. Da qui dobbiamo, certo, una serie di passaggi dobbiamo fare per andare dove dobbiamo andare ogni volta. Sì, attraverso il torna computer. Torna da Lino, ok. Chi ci chiama? Le prime avvisaglie ci sono appena. Ci siamo un attimo avviati e siamo giunti in questo nuovo luogo. Prendiamo delle cianfrusagliette che ci piombano addosso. Nonché controlliamo un po' questi stipetti che contengono sicuramente degli oggetti alquanto interessanti. Qui c'è una bomba. Condensatore. Questo si fa per fare. Ah, giusto. Che si fa questo? Si usa per fare i dardi raggelanti, caro Incevele. Perché... Ah, quelli che abbiamo trovato. Esatto. Abbiamo trovato quindi tutto adesso tutto per lo poter utilizzare. Perché da quello che sto vedendo stanno uscendo parecchi amici che sono cosparsi che di fiamme. È bene congelati. E quindi tu con il freddo, logicamente, diciamo, c'hai una buona arma di difesa offesa nei confronti di chi vuole farti e vuole appecciarti da capo a piedi. Non si trovano allora, le cose così. Esattamente, caso, in questo gioco. Qui c'è il sol. Solito cosa dove devi buttare e ti devi intossicare la giornata. No, vedete? Va bene. Questo è andata bene. Questo è l'enigma. Alza a Vosimo. Sì, un po' a tanto. Prima o poi. Prima il Vosimo di tarta. Professionalità anche nel tentativo. Professionalità. La prima botta. Beh, forse che l'ha a caso. Vabbè. Qui c'è uno strano rituale. Ci sono delle candele, candeline accese. Un piccolo altarino costruito in legno, lavorato a che mano. Ci sarà mai quello? Una diapositiva. C'è una diapositiva. Ogni tanto da quanto tempo? Andare, infatti, ogni tanto dovremmo sfruttare un po' il nostro vabbè, ma noi abbiamo lettore multimediale. Tante cose da fare, tante cose da fare. Diapositiva. Non abbiamo il tempo di sederci 5 minuti a vederci il filmino retro. Sì. Quindi andiamo avanti, ragazzi. Dunque, qua come c'è... non abbiamo nemmeno 5 minuti ultimamente per vederci. Mamma mia, comunque, veramente sta diventando un inferno. Vabbè, comunque, tralasciamo questa supereremo cosa. Supereremo anche questo. C'è un po' di scarrobatora in generale. C'è un po' di scarro da tutte le parti. Allora, qua dentro che c'è? Qualcuno, poi queste qualcosa? Piccole candeline che ci danno quel senso un po' di fastidio. Ecco qui un'altra radio. Un'altra qua un'altra radio, siringa inutilizzabile. Non possiamo prendere. Sì, chiamana capatici numeri, facciamoci male da soli perché almeno sfizio di prenderci ste siringhe. Ok. Ah, questo aggancia, era quello là con il segnale che abbiamo segnato, è morto, va buono. Agghiaccia il segnale pure qui, non ci sono, non c'è un segnale ma particolare, segnale la radio particolare, sembra infatti. Non captare nulla di strano, anche se in questo momento ma ce forse ne stanno due. Ci no, sono so. Delle avvisaglie, dei messaggi dall'aldilà, ma noi ce ne strafreghiamo, no, sfondiamo la porta prendere la roba, come di consueto, a pedate. Che cos'è? Qui non si entra proprio, una camera a gas chiusa. Qui c'è una piccola mappa. Oh, qua c'è il come si chiama? Qui vi è dato fumare, indubbiamente. Sì, c'è proprio filmato, Lino.
un rifugio di questi, diciamo così. Chi sei? Sta cercando qualcuno. Ma questo però, ma questo non è il rifugio di Lino. Questo è un rifugio di quell'altro. Ah, di quell'altra ragazza pure, mi ricordo, la cinesina. Tezza. Infatti c'è la, vedi, la sua proiezione ombra. Ortogonale, olografica. Tieni premuto, sintonizza. Sì. Sintonizziamo. Vedi, sta parlando al telefono con qualche amica sua, perché si stanno mettendo d'accordo per fare shopping, sì. Ma l'altra le sta dando buca e lei sembra alquanto imbruttita dalla situazione. Sì. E infatti prende alza addosso e se ne va. Noi quindi capiamo gli ultimi momenti in cui la cinesina è stata in questo posto. Ci dispiace tantissimo, cinesina, abbiamo incontrato Lara, diciamo. Ormai l'asiatica, sì. Abbiamo incontrato Lara, che è più il nostro tipo. Allora, prima di fare quello che dobbiamo fare, fammi dare uno sguardo qua verso giustamente sul mercato delle cianfrusaglie. Lui brontola qualcosa, ma noi poco ce ne frega. Segue Hoffman per trovare. Ce l'abbiamo davanti agli occhi il materiale. Lo specchio ci chiama ancora. Qui si spacca. Noi diamo un'ultima perlustratina, perché ricordiamoci che qui è stato. I cambiamenti si sono fatti ancora più consistenti da quando Sebastian ha affrontato Stefano. Temo che abbia fallito. Questi sono i file, sì, i MIDI file che inserisci in un computer. Però prima di andare dalla tua musichetta, prima di andare dall'asiatica, dicevo, perché noi non ci facciamo prima un altro passeggiatino da questa parte per vedere anche se c'è un vario ed eventuale. Vediamo se c'è qualcosa proprio. C'è il computer. No, ma anche ci riporta. Ok, che succede qui? Ti senti male? Sei chiusa la porta dietro di te? Qualcosa. C'è un telefono che squilla, che c'è qualcosa comunque. Sì. Pronto? Yeah. Questo è vedo chi è questo? No, assolutamente questo no. Questo è l'altro amico di colore. Sicuramente un agente, certo, di quelli là, quello là di colore che abbiamo aiutato sul tetto del camion. Il tipo intraprendente. Bravo, prima di andare da lì fa le cose, da questo e aiuta la gente. Bravo, prendiamoci pure questi belli botte di fucile a bombola che possono. Beh, tanti personaggi stupidelli, storici, anche storici. Storici, sì, di una grossa importanza storica. Rientriamo nel computer. No. Sì. Ok, eccoci, ragazzi, qua. Allora, dobbiamo trovare questo il nostro amico intraprendente. Ma qua c'è sempre roba in questo borso. Sì, tu prendi tutto. Guarda quanta roba in questa borsa. Hanno lasciato proprio perché c'è pure un panino, mi sa. Là. Conteneva un panino. Qualche quel cosa negli assetti? Un po' di caffè. Di carta. Un po' caffè, di caffè. Ma di caffè, fammi capire. Troppa caffeina fa male. Appunto, okay, già si mette il rosso. Tieni premuto, guarda. Non voglio. Beh, stiamo facendo una bella raccolta indifferenziata. Qua sopra c'è anche un altro bomboletto di qualcosa. Integratore. Polvere d'asparago. La polvere d'asparago. E poi c'è una salvataggio. Ci sta cadendo addosso, ragazzi. Abbiate come c'è caduto tutto soggettistica, anche il salvataggio ci cade addosso. Quindi meglio salvaguardare la nostra incolumità. Non si può mai sapere se ne va la corrente, per esempio, esatto. E tu perdi. Perdiamo tutto tutta la rumasuglia che abbiamo trovato in giro e dobbiamo di nuovo fare il giro e la raccolta. E il video, vabbè. Va bene, allora ragazzi. Per cui meglio così salvare. A certo. Cosa serve salvare? Tutto questo abbiamo elencato poc'anzi. Vabbè. Vabbè, qui signori, qua ci siamo c'è già stati, il sapore del nulla. Una Madonnina qui a terra. Qua c'è? Da dove è uscita questa bella? Gangheriamo, ci abbiamo anche la chiavetta. Qua, però abbiamo trovato poche chiavi, 9 su 32. Non mi sembra che abbiamo fatto un buon lavoro. Effetti, da questo punto di vista, al livello di Madonnina, un po' superficiale. A livello religioso proprio, ci siamo comportati un po' male. Vabbè, ma noi in generale, proprio. È vero questo. Siamo veramente in FIFA, ragazzi. Specialmente in FIFA, non vi posso. Tra l'altro, FIFA uscito da pochissimo. Voci strane, signori. Oh, c'è qualcuno che fa il saldatore più avanti. Sta incendiando mezza provincia e sembra essere ragazzi molto molto minaccioso. Ancora non abbiamo capito, signori, noi vediamo di real questa time di cosa si tratti. È un boscaiolo che incendia un po' tutti. Sì, sì, è il solito classico. Qui chiunque contro chiunque e tu ti trovi in mezzo al casino, sì, ovviamente. Però questa cosa ti può servire molto, perché questo già certo, uno ne approfitta, sfraschia no? Tutti da solo e poi arrivi tu bello papelo e ti prendi anche l'eventuale rimasuglia, gloria, esatto, di tutta sta storia, perché resta da solo il cretino lì. Vabbè, comunque è andato via. Questo disbosca, incendia. Io però adesso tutto. Voglio andare con un po' di circospezione. Andiamo a capire cosa fa. Che cosa succede in città. Purtroppo devasta tutto questo tipo. Sì, come vedete, e wow, continua a farlo. Proprio lancia lampate di opinioni. C'è un semplice lanciafiamma. Comunque. Sta facendo proprio il turno pomeridiano. Lui c'ha questo appezzamento di terreno. Ma se fa male o no? E noi cerchiamo di attirare l'attenzione. A dire guarda che non si sparca.
ma non si fa niente. Secondo me non si fa niente. Oh, va bene, botte da fucile in faccia, ragazzi. Si avvicina minaccioso, no, signori, noi scappiamo. Via, 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 volevamo portare un po' di novità in questa zona della città, ma ci ritrova purtroppo costretti ancora una volta a scappare. Tre colpi da fucile da check-in sdraierebbero un elefante. Ovviamente l'imbecille, dopo aver subito tre colpi alla tempia, se ne va. Eh sì, perché noi ci siamo nascosti un attimo dietro al baule. Cioè, veramente. Vabbè, ma lui non c'è. Ti meriti proprio un altro paio di botte nel culo, però. Per me. Ma io vorrei. Ma è corazzato, ragazzi, non sto capendo. Secondo me in faccia gli fai bene. Dove? Addosso, manco dietro al. Bella sta scena, signori, noi ci nascondiamo. Dietro, dietro al dove c'ha le bombole, se tu colpisci, sì, dovrebbero incendiarsi. Invece non sì, è così. Sì. Sono ultra corazzate quelle bombole. Se lo spari in faccia, quello non si fa. Ho notato che diciamo un minimo di qualcosa. Senti come fa. Oh, ci ho visto! No, no, no. Ma non lo vuoi aggredire? No, nel senso volevo aggredire. Volevi fare sì, coltello, sì, ultimamente un cazzo, vai. Scappiamo, signori, saliamo sulla prima scala utile. Speriamo che questo non sia veloce, non ci appecci il colo con lanciafiamme, niente, già è sbarito lui, eh. Già non si sente più niente. Okay. Prendiamo un po' di cianfrusaglia mentre scappiamo. Mi gioco le palle che questo non salirà mai. La solita casciapanca che stavolta possiamo aprire, signori. Sì. E prendiamo, questa l'abbiamo vista tante puntate fa, chissà cosa conteneva fino ai colpi di pistola. Certo, perché l'altra volta non avevamo gli arnesi, ti ricordi? Ci lamentammo del fatto. Sì, no, però poi io la sbloccai invece. Di possedere La sbloccammo già una volta e già per lustrammo. Poi qualcuno è venuto, ha rifornito la cassapanca e noi ne riapprofittiamo. Noi siamo sempre lì. Ecco qua, qui si svolge il gioco, vedi? Sì, capisce chiaramente. C'è il camion da cui fuoriesce tanta benzina. Questo sta vicino a noi, ma questo incendia anche gli altri. Ma scusa, ma io voglio capire una cosa. Ma questo però proviene già dal fuoco. Lui vive nelle fiamme. Quindi noi incendiando il fuoco non è che gli facciamo chissà che, o no? No. Scusami. Però secondo me. Sparando nella pozza di catrame, fuoco contro me. Dai. Mi sembri poco. Attenzione, ragazzi. Stai rendendo il tutto molto. Molto enigmatico. Ma io voglio. Allora, io. Cioè. Questo è innanzitutto che range c'ha di. Molto action, soprattutto perché ti nascondi proprio. Ma tipo col fucile da pompa. Ma miseria, ma questo non spara al lanciafiamme. Mamma mia, ragazzi. C'è la fiamma di Megalo. Spara questo, raga. A 6 km ti coglie. Veramente, non me l'aspettavo sta cosa. Allora, quindi, innanzitutto cominciamo a essere un po' più sistemati. Ecco qua. Si distraggono dobbiamo facilmente. Capire, ragazzi, dobbiamo allontanarsi un po'. Secondo me dovremmo liberarci prima di questo mautone, sì, che è più veloce, dà più fastidio. Vedi, mo inizia a correre, ma con un'arma un po' più importante, questo fucile a cecchino. È buono. Voglio solo gestire la cosa. Canna multipla da sotto a sotto a questo. Però perché tu lo devi usare? Non voglio usare la meglio arma che tenimo. Diciamo, butta fino alla fine. Certo, il gioco deve finire e noi massa 50.000 botte che non useremo. Poi arrivi all'ultimo boss, non c'è i colpi, però se me li conserva, allora le piglia, capito? In quel posto, va certo. Bene. Questo si può uccidere tranquillamente col coltello. Col coltello, vediamo se ci stiamo tranquillamente attenti, si può fare sta cosa. Vabbè, abbastanza tranquilla. Visto, poi è tutto magmatico, non ci abbicciamo in mano vicino che no. Niente, perché siamo ignifughi. Esattamente. Qua c'è il gel di quelli là morti dal fuoco del padrone. È buono, qui facciamo una bella scorpacciata bellissimo, di gel. Bellissimo, ma chi su di più facesse fatica? Io questo tipo lo farei lavorare proprio parecchio. Ma infatti lui ha fatto tutto lui questo. Ha fatto una pulizia generale. E poi alla fine noi ci puliremo lui. Ma che vedo qua? Sta dicendo qualcosa. Bombole di azoto liquido, ragazzi, vedi? Attenzione, qui si svolge l'azione, punto. Vedi? Esatto. Qua si svolgerà l'azione, ragazzi. Cioè lui deve venire. Allora questo mo viene un po' più qua, amico mio. Amico Fritz. Farà tutto da solo. Fritz, lo devi attirare. Vabbè. Ehi. C'è un altro tezzo. C'è un po' d'erbetta intanto in tutta questa tragedia. C'è anche un po' di ketchup qui sopra. Il tizio ci ha visto. E ma dobbiamo giriamo capire torno, un po', dobbiamo qui, svolgere per bene, dobbiamo fare per bene i compiti. Giriamoci intorno all'argomento, Non lo affrontiamo mai. Ecco qua, intanto ce lo spara. Allora ragazzi, io mi devo capire solo come attirarli tutti quanti più o meno nei pressi del problema.
perché se no chiaramente buttiamo. Ma questi qua incendiatucci ce ne sono un bel po', eh? Sì, secondo sì. me dovresti farti una pulizia proprio alla tasca. Aspetta. Ti metti col coltellino da viaggio in mano. Aspetta. Wow, adesso è proprio il casino, ragazzi. Qua ci sta lui, quindi proprio... lui leva la. Ma secondo me anche più di uno, ragazzi, eh? Non è un voglio Ah, tu dici proprio dei lanciatori di emozioni. Sì, li vedo proprio molteplici. Guarda, wow, ragazzi, siamo in un problema che serio, serissimo. Ma perché davanti davvero, abbiamo no, a Kiss fa? E dietro ci abbiamo a quello. Ragazzi, pure voi però, ma ci sembrano poco. Oh! Ecco, due di loro? Sono più di due, raga, no, troppa gente che mi schiede, scava dentro una ferita. Ma questo azoto liquido non lo puoi usare? Eccolo qua, bellissimo, bellissimo. Come li spacco, Imo, questi? Ah, questi mo si spaccano. Fantastico, raga. Però attento, dobbiamo essere un po' più scientifici. Una bombola di quell'uno solo. No, vabbè, testa. Dobbiamo essere più scientifici. Dobbiamo stare più attorno, certo. Nel senso che perché anche perché stiamo subendo diverse botte, ragazzi, e questa cosa non mi piace. Vabbè, almeno prenderai una siringa appena la troverai. Certo. Riuscirai a prenderla, te la spari e te la prendi. Lui sta sempre là, intanto, secondo me, gestione di questi tizi bruciati prima. Altrimenti rischi di consumare tutte queste cose. Ecco qua. Che poi fanno, ricordiamolo sempre, fanno effetto solo per i nemici, l'azoto liquido. Certo, noi non ci sfioro proprio, no, perché... Comunque. Allora, innanzitutto spariamoci in vena qualcosa. Spariamoci in vena, due, eh sì, ma tanto se ne sono viste parecchie. Mo non ne troveremo manco più una. Però ce ne sono in giro disseminate per questo luogo di siringhe. Ce ne sono. Un po' di controllo radio, qualche bottiglina che non prendiamo, ci nascondiamo un po'. Abbiamo fatto fuori i primi due con l'azoto liquido. Sì. Purtroppo, secondo me, abbiamo un po' sprecato un bel po' di azoto perché dovrebbe essere usato per questi pecoroni. Ma certo, però mo siamo in nella presenza ancora di qualche altra bombola a gas di azoto. Allora, là ci sono pure una serie di gente. Come cammina? Come è bellissima. Sta venendo qua, sta venendo, ragazzi, proprio qua a rifornirsi di azoto pure lui. Sparafitto, sparaflu. Ecco qua, fatta una bella... Questo fa delle sventagliate, sì, di opinioni proprio. Questo incenda l'aria. Sì. Questo c'è... L'hanno chiamato proprio il sindaco della città. Sì, secondo me proprio come ditta di disinfestazione. Esatto, quindi fanno un nuovo tipo di disinfestazione. Si incendiano. Guarda, se la piglia proprio con tutti, sì, non vuole sapere niente. Tutti gli insetti. Poi se capita qualche persona della città, purtroppo abbiamo detto di restare in casa perché stiamo alla disinfestazione. Uscite comunque, miei cari. È una questione di responsabilità. Eh sì. Intanto io, ragazzi, mentre in civile fai il balurdo, io sì, mi studio un po' il... Studia tu. Qui c'è proprio il cammino, vedi, un ammasso. Anche perché teoricamente noi potremmo anche tranquillamente non andare cagare via proprio a nessuno, andare, e cercare di andare al negozio. Esatto, vedi? No, dall'altro, non dall'altro, dal coraggioso, dal coraggioso. Eccolo qua. Questo qua era siamo... proprio. Qua sì, non sì, siamo a Napoli, siamo qua a siamo nei sobborghi, esatto, intorno a Casetta. Poi dobbiamo andare a Napoli verso Secondigliano City. Va bene, allora, ragazzi, qua è successo un po' di baraonda da quando ci siamo mancati. Ci ricordiamo benissimo, c'è il camion, certo, ci ricordiamo molto. Il nostro amico, il suo grande coraggio, il suo essere disponibile nell'aiutarci, certo, ce lo ricordiamo benissimo in questo parcheggio di merda. Vedi to. E quindi lui, se tanto mi dà tanto, il percorso più 20 è questo. Fa 90, ok. Ci sono sempre i zombetti infuocati e vediamo noi, cosa cazzo non ce ne strafrega proprio. Dire. Non ce ne strafrega! Il nostro amico, eccolo qui. Allora, caro amico, come sta? Ancora aspetti i panini. Io, Castellano. Io, cazzo, io sono abbastanza ingrippato oggi. Ma perché, Castellano? Fammi capire, qual è il problema? A madro, non metto dove ce ne acca. Guarda là. Lavi. Uir. E che cazzo è, ui, che è un computer? Che... Bravi, tieni un computer. Che cazzo tenimmo a fare se non sapevamo usare né tu, né strunzo? Io lo so usare, ha già fatto pure un corso. È durato 3 anni, vorremmo che... Ma quale corso? Quale corso hai fatto tu? Tu mi chiedi una da stronzata, secondo no, me. No, Castellato, stai sbagliando stavolta. Stai sbagliando veramente, che il computer che sta là ci può salvare il culo. Io ci posso faticare, trova sicuramente la chiave giusta. Il problema è che se ne va correndo una continuazione. Il contatore purtroppo sta lontano, in solita situazione. Castellato, tu ci vuoi in da sta storia, mi aiuta. Si riesce a trovare il contatore, a cercare tutti i zombie, io me ne posso ir a casa. E io? Resto qua, io? Ma perché volevi venire pure tu con me? Ora stai a fare, Castellato? Vedi? Cioè io a già arrivato qua e tu te ne hai io? Castellà, vedi tu, decidi tu. Cioè già scegli là fuori, già trovo un datore e già ci trovo tutto quanto. Ehi, tutto quanto, come si esagerate, Castellà, 4 zombie su. Ma se esci fuori trovo un datore e il gioco è fatto. E poi torna qua. Secondo me voglio 12 cuofini stronzata. Hai fatto buono a rimanere qua. Perché tu là fuori per stronzata che fai morissi da 2 minuti. Ya, Castellà, ma sei venuto a fare la paternale.
è la cosa che mi dà più fastidio, che mi fa malare tu quello. Ehi, a 3-4 ore non vado in tuo bagno, penso un po' come mi senti, amo. Cioè, hai capito che dobbiamo fare, mo? Sì, questo sì. Tiene il metodo per uscirsene dal problema. Mm. E noi dobbiamo attivare chiaramente la solita, innanzitutto un sì. caffè, dobbiamo riattivare la solita corrente, perché lui non è in grado di mettere un interruttore. Chiaro. Di premere un interruttore. Lui è in grado, su sta settato in coppa. Ma che caca. Vabbè, vabbè, ragazzi, solo non voglio commentare. Dai, intanto sto caffè c'ha proprio, mamma mia. E fa pure schifo il caffè, esatto, dopo voglio dire. Perché l'altro lo fa meglio. Mamma mia, è divino l'altro. Qui c'è sta una cacciavanchetta, vediamo se ci vuole qualcosa. Almeno dacci una mano da questo punto di vista. Le solite cianfrusaglie, gli pezzi, cianfrusaglie, cose. Hanno un bello bazooka, parti ragazzi, il bazooka. Che Castellano 1 lo trova a un certo punto della vita, il bazooka. Noi perché sì. non l'abbiamo ancora trovato, tipo un carro armadio? Un'arma più potente, insomma. Una cosa che comunque ti mette più a tuo agio nei confronti di chi, per esempio, inoltrati, come sì. il lanciafiamme, no? Cioè. Poi c'è lo specchio delle mie brame. Vabbè, noi siamo sicuri di voler intraprendere. No, intraprendiamo il cammino, perché lo specchio mo non è cosa. Poi sì. vogliamo andare. Vabbè, andiamo prima a fare questo che dobbiamo fare. Sono un po' indeciso, ragazzi. Devo dire la verità. Caffè, tra lui, tra vabbè, comunque andiamo qua, eh. Ok. Vediamo un po'. Facciamo. Eccoci. Alla sperimentale. Allora, mo siamo arrivati, giusto? Sì, prendiamo un po' di cianfre. E quindi è amaro style il fatto da ripristinare, caro mio. Stanno insegnare il damiso, voglio. Cioè, voglio. Ah, una bella siringa ci serviva. Ah, la siringa, vedi? Tre, eh? No, tre, no. Una ne abbiamo trovata, tre. Allora, dove dobbiamo? Accanto ad avere niente. E quindi, raga, ah, perché non c'è la corrente, capito? Qua, ah, quindi noi dobbiamo prima alla cieca, attivare... Proprio. Non dobbiamo attivare la corrente, chi lo sa, per fare. La devi trovare. Oppure la mappa la proprio, proprio non c'è la mappa. La devi trovare la corrente. Ho capito. Ma mo quasi sicuramente si scatenerà un po' di opzione, vero ragazzi? È vero che si scatena un po' di problematica? Lui intanto dice delle cose, come sempre. Vabbè, e chi se lo qui è bloccato. Pure. Comunque ha detto una cosa tipo sembra abbandonato, non vorrei sbagliare. Non vorrei sbagliare. Vorrei errare. Qua ci sono cadaveri di mamme che si rianimeranno tutti questi, insieme. Guarda come sono freschi, Maronna, belle pronti. Come bellino, però guarda, sono, non li sanno, raga, non li sanno fare, non si niente da fare. Mo c'è, cioè, pure tu Castellano, già sai, no, come funziona qua in città. Ecco, pigli una bomba, costruisci di una bomba e buttala in mezzo ai cadaveri, smembrali proprio. Nel dubbio, visto che questi proprio non si sa se possono essere vivi o no, perché aspettare la loro esatto. animazione e non bruciarli a priori, capito? Bravo, questo dicevo. Vai lì, una bella tanica di benzina, primo problema da risolvere. Infatti Castellano 1 però lo sì. faceva sto fatto. Ti faccio vedere come si fa la disinfestazione vicino al tipo con lanciafiamme poi. Vabbè, questo è distratto, vuole entrare lì dentro e sa chi c'è la porta. Noi col nostro bel ascettino, coltellino. Coltellino. Eccolo qui. Non sa merda nemmeno l'ascia. Ecco qua. Non c'è ancora qualcun altro da qualche altra parte. Qui non si entra, tra l'altro. Questa porta è bloccata. Però era distratto. Ma qua ce ne sono diversi, ragazzini. C'è chi ti fa capire dove devi andare, vedi? Sì. Dove... Questi hanno tutti vicino alla porta. Noi là li aspettiamo, hai capito? Ce li puliamo proprio davanti alla porta, vedi, all'ingresso. Beh, mi sembra anche logico. Fuori due. Oh, il terzo una invece voleva farci un agguatuccio. Però chissà. C'è l'accetta proprio bella, quella là che è l'arma preferita sì, tua. Sì, l'arma preferita. Guarda, che peccato che l'ascia non si può portare proprio fissa in mano, continua. Trovale, ma forse è meglio così, guarda. Cioè? Meglio trovarle e un one shot fare fuori, perché secondo me se il gioco poi ti desse l'ascia non avrebbe questo effetto verso... Fai una macelleria. Sì, ma non avrebbe questo effetto immediato, no, cioè infatti. Un colpo e muore. Dovresti sì, combattere, invece è meglio trovarle così che funzionano programmate proprio in questo modo. Non so, ragazzi, sì. Va bene, dai, dopo vabbè. L'analisi approfondita. Qua c'è qualcosa, un'analisi approfondita. Qui c'è, si va comunque. Qui c'è un la corrente, vuoi vedere? La corrente in altro altri quattro tastolini. Becca. C'è culo. Proprio il segno tre. Dell'Enel. O di qualsiasi altra compagnia. Ma che semplicemente si devono accendere. Ah no, vedi? Non funziona così. Funziona così. Non ti è riuscito al primo tentativo.
Neanche al secondo, signori, applauso! Cioè, adesso si fa tipo per i tentativi, ragazzi. Non riusciamo a beccare la combinazione giusta, come vedete. Ancora sulle mani, signori. Lo sappiamo che prima o poi, dopo 62 tentativi, ci riusciremo. Eh? Eccolo qua. È stato un piccolo ragazzi, momento. Ragazzi, si fanno i tipi per i tentativi. Per i tentativi, ragazzi. Ha risvegliato in visto noi, che i boi non ci possono. Va bene, ragazzi. Oh, per quella voglia di fare. Vabbè, comunque qui ci sta già un reticolato, come vedi. Sì. C'è poco da fare. C'è quello, questi possono assale, fare poi, li devi solo ammirare qui. Sì. Ah, qui è aperto però, vedi, sfondato, per cui adesso attenzione. E rientriamo un nel poco per dentro il conetto. Dove loro, dove gli imbecilli non entrano, no. Se mettene lì e tu curtellucce li sfrocolei vicino alle gambe. Non si può fare. Meno male. Ovviamente, se no ogni cunicolo tu buttavai in, era finito il gioco. Vabbè, intanto accetta, studiata lì, non perdiamo tempo. Tarta sembra essere molto deciso stavolta, vuole dimostrarci con quanta facilità riesce a battere questi zombie usando asce, pistole troppa gente. Stanno arrivando, passiamo alle armi pesanti. Quando la situazione diventa complicata, abbiamo fatto una bella situazione. Dai, hai usato un po' di tutto. Variegato. Qui abbiamo variegato, ragazzi. L'importante è variare nella vita. Variare, ok. Va bene. Allora, avete finito di rompere i coglioni? Ok. Non penso, perché c'è un altro, altri due. Vabbè, allora però vedi col fucile in mano, vedi come andiamo spediti col fucile. Sì, certo. Questo uno deve usare un po' più il fucile, soprattutto quando ci sono questi qua un po' più grassi. Però quando tu sprechi quelle 4-5 munizioni di fucile che ti possono servire contro un pecoraio, non ti preoccupare che le troverai tra poco. Vabbè. Non temere, mio caro Tarto, allora, davanti troverai i proiettili. Perché? Tu non li trovi, perché tieni tutto quanto. Il gioco giustamente ti viene pieno di pietre a dare munizioni di qualche altra cosa. Non può darti le munizioni del fucile in quanto piena, appunto. Vabbè, perché secondo dei programmatori hanno previsto questa tale cosa. Giustamente, un pochino c'è, non è un dash curdato, hanno visto. Ok, siamo chiamati. Allora, voglio. Pronto? Pronto, sei tu. Che è successo? Chissimo ci ha raggiunto qua, così, in un batter d'occhio, con un taglio. No, non da lui. No, quello sta qua. Quando mi sei nella stanza lui. E siente tutti quegli zombie, tu non li incontrare. Dai, quello perciò da mandare a te. E chi lo perciò da mandare a te? Tu fai piazza politica e lui ti raggiunge. Scemi, il maestro, sembra lui. Non sta facendo il gioco. Alla fine, noi non siamo gli eroi di un gioco. Quindi, scemi il gioco. In base alla storia, se andiamo veramente a cernere. Entriamo nei particolari. Ma che cazzo stai a dire? Grazie, Castellano, stai facendo un grande piacere, sai. E certo che lo so, tu ne hai fatto meno cazzo invece. Castellà, purtroppo ci sta una vasca sola. Non ma è quella vasca, che me ne fotte la vasca? Aiutami a trovare figli, ma piuttosto invece di mettere a fotte sti strunzati. Castellà, me ne voglio io. Tu questo non lo capisci. Ci sono casini di tempo che sul sto per dare una capa, Castellà, capì? Ah, ti capisco. Io ci provo, Castellà. Non si può mai sapere. Che sei un uomo delle vasche. Azza, ma sta vasca me la ricordo, eh. All'inizio però è la vasca che... da dove è tutto iniziato. Il primo viaggio. Ma lui perciò ha detto che c'è il dispositivo per tornare, perché lui mettendosi in vasca torna indietro. Ragazzo, e se non vuole andare a casa, cioè. Ma cacchissimo, gli hanno fatto lo cazzo e cazzo. E mo se ne diceva, ma fai pure uno così va. Dai. E tu no, Castellano, baccalà, hai un fucassin da vasca. Va. Andava, vasca. Ma infatti tutto questo gas è sparito, sì, ragazzi, sparito nel nulla. Cioè questo ragazzi funziona, raga. Se andiamo a analizzare questo personaggio, ha fatto un cazzo. C'era solo fastidio e ci ha mandato a cattivi panini. E ci ha mandato a comprare questo ha fatto. Missione completata, l'ultimo passo. Ho dato un pacchero. Attenzione ai paccheri della Findus. vabbè signori, siamo rimasti un po' sbigottiti. No, perché i paccheri sono della Findus? Quando mai i paccheri sono della Findus? I quattro salti in paccheri. Vabbè raga, non ce la frega, prendiamo questa bella bazooka, dai ragazzi, ma dammi una gioia nella vita. Attenzione, questa è una rivoltella, che cazzo è? Una doppietta, la scoppietta, doppi pallettoni, doppi danni, bello. Buono. Bello, questa si potenzia bello. Pure poi quindi. Raga, questa mi sa che ci darà tante piccole soddisfazioni se usata. Poi però è maneggevole, però siamo tipo già pistola. A gioco avanzato ormai, sì. Capito? Perché non ci possiamo sparare la siringa subito perché le non ci abbiamo tutto pieno, chiaramente. Ma non ti puoi sparare, raga, non ti puoi proprio. Chi si che?
Ah, in realtà da positivo. Comunque si deve fare 5 minuti, li dobbiamo trovare, cioè, prima ci dobbiamo poi dedicare una serata proprio, sì, divano, Coca-Cola e diapositive. Positive, certo. Patatine. Patatine. Vabbè, tanto qua, arriva, insomma, l'inverno, non c'è nulla più, c'è la siringa, sì, che non possiamo utilizzare. Sanno sempre a parlare, secondo me saranno dal quartier generale, dice, il viaggio del coraggioso, tutto a posto, è arrivato a destinazione, e tu invece avrai il problema, mo. Perché per te non si trova la vasca, c'è sta la vasca libera. No, hai capito qual è il problema? Il problema è che è un esperimento, diciamo, che non sempre riesce, quindi tu se ti metti nella vasca e sbagli, poi pure proprio. E chi è che sbaglia? 5% di probabilità. 25 o 5%? Non ho capito. 25, 25. C'è una percentuale bassissima. Qua chi Ludamar si è buttato laggiù così. Ma chi l'è fortunato? Quindi c'è proprio la fortuna. Ma chi lo sa, però? Però chi lo sa se è riuscito? Che tu non lo sai, se è riuscito o no. Quindi secondo me è riuscitissimo. Sì, perché lui sì. Ma virus, però quello può essere che te lo trovi alla fine come amico, sai, nei confronti di qualche boss. Cioè, ma tu come hai amico non voglio proprio a Kill. Giustamente, giustamente. Che se no fui solo. Vabbè, raga, quindi dobbiamo andare da Lino adesso, da avendo fatto questa faccenda, avendo risolto il problema al nostro amico nemico usabile. Non si sa, salviamo. Io penso che salviamo e possiamo anche salutare qui tutti i nostri amici e darci appuntamento. A prestissimo. A prestissimo. Un saluto da Incivili Urbano. E un caloroso abbraccio da Tarta 4.